Ed eccoci anche oggi con una nuova puntata, come sempre in compagnia del nostro chef Tiziano Paolini. Buongiorno Jennifer, buongiorno a tutti. E in compagnia della sua grande creatività che ogni giorno veramente ci stupisce con le sue ricette semplici, però veramente ricche di fantasia. Sembra troppo buona. Allora, oggi che cosa prepari? Io vedo subito un pesce che apprezzo moltissimo, che se ne dica, il salmone a me piace davvero tantissimo. Piace a tutti, è un pesce che accomuna un po' tutti quanti. Questo è precisamente un salmone Scozia, quindi un salmone particolare, però normalmente diciamo nella pescheria troviamo il classico salmone che può essere Norvegia, ma anche adesso le pescherie stanno iniziando a trovare comunque anche il salmone selvaggio, chiamiamolo così, sì. Perché il salmone scozzese è un salmone, diciamo, non da allevamento. Sì, non è da allevamento, cioè diciamo che viene allevato in acque, diciamo, naturali, in acque naturali, sì, però non nelle vasche. Ecco. Ok, ecco, questo è una... Che è diverso. È diverso, bene, già questa cosa, insomma, ci fa stare più tranquilli. Sì, più sereni. Sicuramente. Poi il salmone è buonissimo e particolari sono gli abbinamenti che ci propone il nostro oggi chef. Oggi faremo degli abbinamenti un po' azzardati, però devo dire che stile. Come sempre, devo dire che sono ben riusciti. Degli abbinamenti che si possono guardare da un'altra prospettiva. Sempre, sempre, lo diciamo sempre. È vero, vabbè, è proprio, come dire, fa parte del tuo stile e guardare le cose da un'altra prospettiva ci fa vedere quei dettagli che poi alla fine possono fare sempre la differenza. È vero, almeno ci proviamo. Eh sì, non bisogna mai arrendersi, sempre mai, del mai, bene. Mai, mai. Quindi caffè, sì. Pinocchio e nocciole. E nocciole. Quindi andiamo, anche questo è sempre molto semplice come ricetta, andiamo a prendere i finocchi, li lavoriamo in due modi, ci facciamo una crema, quindi semplicemente sbollentati, shock termico, e frulliamo con un filo d'olio e un po' d'acqua di cottura e ci facciamo una crema. Semplice, non la passiamo, la lasciamo naturale. Ok. L'altro pezzo di finocchio lo facciamo a insalata, a pinsimonio, sì. Quindi lo lasciamo croccante, naturale. E lo condiamo sempre con un filo d'olio, un po' di sale, se ci vogliamo mettere anche un po' di aceto, se ci piace. A gusto. Le nocciole le abbiamo semplicemente tostate. Ecco, le nocciole, mi raccomando, compriamo le nocciole buone, perché sempre. Veramente sono quelle piemontesi che sono buonissime. Sempre. E chi ha la fortuna di avere una pianta di nocciole a casa, veramente quella è fortuna. Ci sono, sicuramente. E poi infine il caffè è semplicemente dalla moka o espresso, un po' di panna fresca per unirlo al caffè e montarlo per tenerla un po' ferma, che poi andiamo a servire con il salmone. Io sono così curiosa di vedere questa ricetta finita che veramente non sto nella pelle. Ci spostiamo in cucina? Sono contento, andiamo, dai. Andiamo in cucina. Iniziamo con la preparazione, allora, con la cottura del salmone. Allora, come si cucina, chef? Pezzo di salmone, filino d'olio. Sì. Ti diamo una leggera massaggiata nell'olio. Massaggiata con l'olio. Sì. E iniziamo a scottare. Lo adagiamo sopra la nostra piastra. E a casa usiamo una padella antiaderente, che va bene lo stesso. E lo lasciamo al centro un po' crudo, non deve essere cotto, sia per l'umidità ma per dare un'altra consistenza anche al centro. Ok. Ovviamente ha bisogno di 2 minuti per lato all'incirca. Ok, quindi partiamo sempre dal lato della pelle. Lato giusto? Della pelle, sì, così il pesce inizia a rassodare. Per poi passare al lato della carne. Perfetto, quindi in mezzo deve rimanere, diciamo, abbastanza morbido. Sì. Non troppo cotto. No. Senti, Tiziano, a casa per replicare una cottura simile possiamo anche utilizzare una semplice padella antiaderente, giusto? Sì, padella antiaderente. Tu in questo caso stai utilizzando una piastra. Abbiamo una piastra che usiamo quando dobbiamo scottare, perché ovviamente deve essere la padella antiaderente, più spessa è, meglio è, perché mantiene più il calore. Se no, se è troppo sottile, inizia a perdere calore e inizia a lessarsi, tra virgolette. Ok. Allora. I tempi di cottura sono abbastanza brevi, chef, vero? Sì, sì. Ecco, che bello, la pelle ha fatto una crosticina golosissima.
Allora. Ovviamente lo facciamo colorire un po' di più, così prendiamo anche un po' di sapore, di replichiamo un po' diciamo il carbone. Ok, quando... come se fosse arrosto praticamente. Sì, perfetto. Quella nota un po' di amaro ci sta sempre. Ci sta benissimo, che scherzi. Anche se in questo piatto poi ci aiuta il caffè ad avere quella nota di amaro. Sì. Beh, devo dire che è un piatto dove si gioca con diversi sapori. Abbiamo l'aromatico, il balsamico, ecco, sì, del finocchio. Poi c'è il tostato della nocciola, e l'amaro del caffè, ma anche la dolcezza della panna. E anche il salmone in sé, diciamo, ha un sapore abbastanza dolce. Quindi... Sì, è un sapore deciso, ma comunque alla fine ti lascia con la nota dolce. Esatto, quindi sono veramente curiosa di vedere poi il risultato finale, di assaporare l'insieme di questi sapori. Devo dire qualcosa di particolare. Noi ovviamente in cucina, come sempre, facciamo, quando facciamo il cambio menù, ma anche tutti i giorni con i ragazzi, con Emanuele, facciamo sempre tantissime prove e poi arriviamo comunque a queste conclusioni, comunque con dei piatti particolari, con dei sapori che normalmente a casa non penseresti mai. Infatti, beh, il bello di essere chef è proprio questo, Tiziano. Certo, è vero, è vero. Bisogna saper usare. Allora, ci siamo. Giriamo. Oh, che bello! Perfetto. Bellissimo. Ci siamo. Lo possiamo già togliere. Benissimo. Via. Bene, a questo punto possiamo impiattare il nostro salmone. Prima però il nostro chef ci farà vedere come assembla, certo, il caffè con la panna. Sì. Creerà una sorta di mousse, giusto? Sì, una crema di caffè. Una crema. Che la panna ci aiuterà comunque a montarla. Okay. Quindi semplicemente andiamo a mettere la nostra panna. Ecco, ora tu ci farai vedere questa operazione a mano, però chiaramente a casa possiamo farlo anche, insomma, con un frullatore, con un frullino che utilizziamo anche per fare i dolci. A mano, però poi per tempi tecnici facciamo vedere che già... Uno sbattitore elettrico, sì, insomma. Sì, che già ce l'abbiamo, vedi? Semplicemente per far vedere la semplicità. Se noi andiamo a girare con la frusta, con il frustino elettrico, ovviamente prendendo più aria, perché sì, la panna si monta. Jennifer, cioè, perché incorpora aria? Perfetto, giusto? Incorpora aria. Come incorpora aria, inizia comunque a montare, sì, a gonfiarsi. E quindi, ovviamente, per tempi tecnici, noi, girando, il risultato poi sarà questo. Che è una crema già ben ferma. Una panna al caffè. Una panna al caffè, sì. Diciamo che può comunque essere una fusione con la pasticceria. Per infatti, aggiungendo un pizzico di zucchero, magari certo, diventa dolce. Certo. Questa però non è dolce. No, questa è amara. Poi il finocchio. Una parte, come abbiamo detto, già l'abbiamo semplicemente sbollentato, shock termico e frullato. Ed eccolo, è questo, qui. Vedi? Adoro io il finocchio, la crema di finocchio. Molto tranquillo. Finocchio, ci prendiamo un pezzetto e lo andiamo semplicemente, prendiamo la prima parte, a tagliare a pinsimonio. Come più ci piace. Bravissima. Io adoro il finocchio. Guarda, io ne mangio veramente un po' più di prima, ora un po' di meno, ne mangiavo tanto, perché mi piace croccante e fresco. Sì, a me piace proprio la nota balsamica, sì, che ha. E devo dire che quando lo taglio per preparare l'insalata a casa, poi alla fine me ne rimane sempre pochissimo, perché è mentre vero, lo taglio poi lo mangio. Lo mangi. Spesso ho la fortuna di poter mangiare i finocchi, insomma, della campagna colti di mia madre. Colti e mangiati. Quindi non si butta veramente nulla, anzi la parte esterna è ancora più saporita. Allora, come vedi, le nocciole tostate, finocchietto un po' a pinsimonio, okay, possiamo anche metterci, se ci piace, un punto di aceto, se ci piace, sì, un po' di acidulo. A questo punto abbiamo tutti gli elementi, sì, che compongono il piatto, procediamo ad assemblarli, quindi ad impiattare il nostro salmone. Quanto salmone è bello! È veramente invitante, chef, mamma mia! Ok. Poi, crema di finocchio. Poi ci adagiamo il nostro finocchio a pinsimonio, così. Sembra quasi un cuore, sai? Carino. E infine la nostra crema di caffè. Praticamente l'andremo a degustare come se fosse una sorta di salsa, no? Certo. Poi infine ci vogliamo mettere qualche, sempre un richiamo di verde,
germoglietto. Se siamo in campagna, ci facciamo una passeggiata comunque in campagna, troviamo sempre dei germoglietti, dei fiorellini. Lo stesso. Anche, ecco, ti stavo dicendo, sì, il finocchietto. Lo stesso finocchietto. Ci sta veramente bene. Ci sta. Mi ci piace moltissimo il finocchietto. Molto bene. E il piatto è finito. Che bello. Semplice, veloce, bello, e comunque con abbinamenti particolari. Rifacibile a casa, ecco. Se al ristorante ci arriva un piatto così, pensiamo, oh, chissà come è fatto, sì, chissà quale tecnica difficile c'è dietro. Invece il nostro chef Tiziano ci ha dimostrato veramente come un piatto del genere sia rifacibile tranquillamente nelle nostre cucine. Senza dubbio. Ovviamente poi nel ristorante noi cerchiamo di usare delle tecniche all'avanguardia, comunque delle tecniche particolari per esaltare il più possibile i sapori. Ovviamente noi siamo qui, noi cuochi, tutti i nostri colleghi, fare dei piatti che a casa si possono rifare facilmente. Esatto. E quindi vi facciamo vedere le nostre tecniche un po' più semplificate. Esatto, un po' più, diciamo, come dire, adatte, certo, ad una riproduzione casalinga. È una cucina di tutti i giorni. È vero, è vero. Tiziano, ti rinnovo anche oggi i miei complimenti. Grazie. E come sempre ringrazio tutti voi per essere stati insieme. Grazie a voi. L'appuntamento con Chef in Cucina è quotidiano. Vi aspettiamo tutti i giorni su Rete 8 con i nostri grandi chef abruzzesi. Jennifer, aspetta. Prima di salutare i nostri telespettatori, ci siamo dimenticati una cosa importantissima. Io chiacchiero troppo, poi vengo preso dalla bellezza del piatto e ogni tanto poi dimentichiamo qualcosa. Sono stato un po' distratto oggi. Vabbè, però tanto comunque è un elemento che si aggiunge alla fine. Si aggiunge alla fine. Perfetto. E sono le nocciole. Perfetto. Diciamo che la nocciola è... La nota tostata e da comunque completa il piatto. Assolutamente sì. Mannaggia, beh, ci siamo insomma proprio dimenticati. Ma io guarda, veramente quando impiattate io vengo praticamente travolta. Immagino. Perché sono appassionata. Ecco qua. Beh, oh, è un'altra cosa. Ce l'abbiamo fatta, questa volta vi stiamo salutando davvero. Vi aspettiamo tutti ciao, i giorni su Rete 8. Ciao, alla prossima.